Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Piovono gocce di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma. E benvenuti all'ottava puntata di Sounds Good Italia, nonché l'ultima di Sounds Good Italia. Quella che sentite in sottofondo e che avete sentito in apertura è Occidentali Scarma. Ma intanto guardo qui la mia compagna d'avventura, Marzia Ambu, che sta ballando ancora. Ah, buonasera a tutti! Abbiamo iniziato, Ale? Sì, sì, abbiamo iniziato. Tutto io bene. Io stavo facendo il ballo come Gabbani, no? Però la scimmia mi manca, perciò ciao Antonio Lovise! Ogni riferimento è puramente casuale. Ma Antonio, ma dove sei? Ci lasci sempre soli. Allora, lo sciopero dei mezzi di oggi, di Roma, ci ha danneggiati e ci ha decimati. Ci ha tolto il nostro Antonio Lovise, la nostra scimmia, come è finita tu? Ma no, dai, non esageriamo. Però scimmietta nostra, ci manchi. Sentite i nostri fan. Sì, ci sono i fan invisibilio, perché questa puntata sarà dedicata alle ultime. Quindi esatto, abbiamo aperto con un pezzo che non è proprio ultimo, un'ultima canzone, perché c'è dal Festival di Sanremo. Però
in occasione dell'Eurofestival, la finale ci sarà il 13 maggio, vogliamo fare l'in bocca al lupo a Francesco Gabbani in questo modo. In bocca al lupo Francesco, ricordati che se ti serve una cantante c'è Marzia Ambu. E soprattutto, applauso, ricordatevi, organizzazione italiana, intanto vi faccio l'applauso. Organizzazione del prossimo anno, perché nel caso vincesse Gabbani, il prossimo anno l'Eurofestival si farà a Roma. Dicevo, ricordatevi, organizzazione, che noi dobbiamo lavorare, sia i cantanti, esatto, come esatto, Marzia, abbiamo tutti bisogno di lavoro, che giornalisti come me. Quindi se organizzate, vi serve qualcuno per organizzare, qualche corista, qualche cantante, noi ci siamo. Tutto va bene, tutto va bene. Anche la radio, qualche disegno, esatto, sì, possiamo, sì, fare anche la radio ufficiale, perché no, scusa, perché no? La radio ufficiale dell'Eurofestival, ci candidiamo, ok? Sounds Good Italia all'Eurofestival 2018. Allora, andiamo subito in pausa musicale con un nuovo, una nuova uscita. Lui è Lele, rimaniamo in tema Sanremo, lui ha vinto Sanremo Giovani. Questo nuovo pezzo si intitola Così Com'è ed è tratto dallo stesso album che, con cui Lele ha vinto Sanremo. Il brano di Sanremo era Oramai, invece questo si chiama Così Com'è di Lele, qui a Sounds Good Italia. Suona bene? L'italiana! Bravissima! Ed eccoci di nuovo qui, questo era Lele, come dicevamo prima. Ti è piaciuta questa canzone? Moltissimo, dicevo prima, dietro le quinte, che Lele è molto, molto bravo, lo seguivo dai tempi di Amici, quindi mi fa piacere che stia andando avanti. Poi tra l'altro durante questa puntata seguiremo qualcuno che è ritornato, sì, proprio dalla scuola di Amici, esatto, non diciamo nulla, non diciamo di sarà più, una vera sorpresa. Però è una hit fresca fresca, perché è uscita, sì, proprio oggi, quindi esatto, esatto, questione di ora. Di voi, qualcuno degli ascoltatori avrà già capito. Qualcuno invece ancora non l'avrà ascoltata,
l'ascolterà oggi. L'ascolterà oggi insieme quindi a noi. Avremo questa esclusiva eccezionale. Io, se trovo la bomba, metto la bomba. Però facciamo, non è una bomba? Non è una bomba. Ma guarda, un altro applauso. Facciamo bombe. Così, un altro applauso. Le bombe non ci piacciono. Solo quelle a cioccolato ti piacciono. Ale, dobbiamo ricordare la nostra pagina Facebook. Bravissima. Sulla quale possono seguirci tutti i nostri ascoltatori e soprattutto il numero WhatsApp 320-6922-565 per qualsiasi richiesta. Non fate altro che scriverci. Sì, e soprattutto tra poco vi chiederemo, vi faremo una domanda, perché tra i brani che ascolteremo oggi ci sono già dei tormentoni o dei papabili tormentoni estivi. Quindi vi chiederemo, tra i brani che ascolteremo oggi, quale sarà secondo voi il tormentone dell'estate 2017? Un'estate che sembra che sempre che sta per arrivare, ma non arriva mai perché e piove. Sembra che si riempie di scimmie dappertutto per ballarci insieme, invece no. Hai visto che io ce l'ho anche sulla cover del telefono? Scimmie. Ormai sono scimmie ovunque. Scimmie ovunque, ma andiamo avanti. E ascoltiamo il prossimo brano. Il prossimo brano si intitola Credo ed è il terzo singolo estratto dall'album Oro Nero di Giorgia, la mia amata Giorgia. Giorgia che, tra l'altro, a proposito di Festival di Sanremo, ha fatto un'esibizione stratosferica che mi è piaciuta tantissimo. Annuncia proprio il 24 marzo questo singolo durante l'Oro Nero Tour che si è tenuto a Milano. Questo nuovo brano dell'album Oro Nero, che è uscito il 14 aprile 2017, che tra l'altro è un pezzo pop molto ritmato, molto estivo, e che abbiamo scelto perché abbiamo detto che le hit saranno quelle dell'estate, e quindi l'ascoltiamo. E lo sai, e lo sai come ti rispondo? Ti rispondo con un altro fuori classe che è salito quest'anno sul palco di Sanremo. Bene. Ed è salito però come ospite, come Giorgia, quindi, insieme a Carmen Consoli. Lui è Tiziano Ferro, adorabile, uscito con il nuovo singolo Lento Veloce, che è tratto sempre dall'album Il Mestiere della Vita. Ed è un singolo molto particolare, non solo per la canzone vera e propria, ma perché nel video già c'è una leggenda metropolitana. Dicono che nel video è stato svelato il nuovo iPhone. Quindi, insomma, chissà. Tiziano Ferro innovativo. Un Tiziano Ferro al passo con i tempi, al passo con i tempi, non al passo con i tempi, anzi, avanti con i tempi. L'anticipa. E quindi ci sentiamo subito Giorgia e subito dopo Tiziano Ferro con Lento Veloce. Allora, questa è Credo. Eccola. Che è partita adesso. Fa tutto in diretta il nostro. Tutto in diretta. Cancellerò il passato per non tornare indietro, mentre riguardo in uno specchio i segni di chi ero. È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo, dopo aver fatto a pugni con me stessa, credo. E credo nelle lacrime che sciolgono le maschere, credo nella luce delle idee che il vento non può spegnere. Io credo in questa vita, credo in me. Nascosto in uno sguardo, nella magia del tempo che scandisce un cambiamento e resterà.